Buongiorno, buon martedì ragazzi! Iniziamo con l'allenamento soft, ma prima di iniziare vi do un piccolo consiglio. Per lavorare meglio, per riuscire a vedere e tenere meglio il tempo, ci sono delle app sul cellulare gratuita dove possiamo scaricare e trasformare il cellulare in un cronometro. Vi lo consiglio, cercatelo sulla app. Bene, adesso iniziamo con il riscaldamento. Per il riscaldamento di oggi faremo un minuto di camminata. Sempre sul posto. Finito il minuto di camminata, piedi pane, mano all'altezza del bacino, porto il ginocchio destro sulla mano sinistra. E al contrario, e vado lì fino a completare 30 secondi. Finito i 30 secondi, posizione diritta, mano all'altezza dell'ossigomo, tutti e due, lo che faremo sarà dei colpi diretto, diretto di mano sinistra, diretto di mano destra. Molto importante, al momento della tensione del braccio, rotto verso l'interno, per non lesionare il gomito. Vado un lato, vado l'altro, non mi interessa la velocità del movimento, lo che mi interessa è che il movimento parte da un lato e torna allo stesso lato, sempre vicino al fianco, e non abbasso le braccia. Ok? Faremo un minuto. Ripartiamo con la camminata sul posto e lo facciamo tutto per 4 volte. Bene, iniziamo con l'allenamento. Primo workout, lo che faremo sarà la marcia, 40 secondi di marcia, alzando bene il ginocchio, lavorando incrociato. Finito i 40 secondi, ginocchio destro lo alzo e resto per 10 secondi in quella posizione. Finito quei 10 secondi, cambio con il sinistro, alzando bene e tenendo la posizione. Tenendo l'equilibrio, 10 secondi con una gamba, 10 secondi con l'altra, ci prendiamo 30 secondi di pausa e rifacciamo tutto per 4 volte. Secondo workout, lo che faremo nel secondo workout saranno degli squat, faremo 5 squat, ricordate larghezza dei piedi stessa che della spalla, angolo leggermente verso l'esterno, sposto la punta dei piedi verso l'esterno, e al momento di scendere, il ginocchio va in direzione alla punta dei piedi, sempre il ginocchio verso l'esterno, mai collasso verso l'interno, ok? Scendo bene, salgo fino a completare 5 ripetizioni. Una volta completate le 5 ripetizioni, resto in isometria, resto fermo, alla posizione del mezzo squat, sedere resta più alto del ginocchio, mano in avanti, e resto per 30 secondi. Ne prendo 30 secondi di pausa e lo rifaccio per 4 volte. Terzo workout. Lavoriamo la zona media. Iniziamo con degli addominali sit-up. Tocco punta dei piedi, tocco dietro la testa. Punta dei piedi, dietro la testa. Faremo 10 ripetizioni. Per quelli che non riescono a fare il sit-up, faremo il crunch. Attivo bene l'addome, contraigo bene l'addome, stacco la spalla di terra, scendo lentamente, stacco la spalla di terra, scendo lentamente, 10 ripetizioni. Subito dopo mi giro, faremo il plank, gomito stessa linea della spalla, larghezza dei piedi stessa che della spalla, contraigo bene l'addome, contraigo il gluteo, quadricipite, dorsal, e resto nella posizione del plank per 30 secondi. 30 secondi di pausa, si riparte da capo e lo facciamo per 4 volte. Ultimo workout, il più difficile. Iniziamo con i piegamenti. Faremo 5 piegamenti. 5 piegamenti, naso a terra, stendo bene. Non ce la faccio, ginocchio a terra. Stendo bene 5 volte. Una volta finito, 10 secondi nella posizione bassa. Senza toccare per terra, finito i 10 secondi, extendo 10 secondi, posizione del plank alto. Finito i 10 secondi, prendo 30 secondi di pausa e lo rifaccio tutto per 4 volte. Finito il quarto workout, faremo il stretching. Ricordatevi sempre: 10 minuti di stretching.